Signore e signori, amanti del canto, buonasera a tutti da parte del coro Saint Roch di Fenis. Il coro questa sera seguirà un filone di canti piuttosto bellici, ma aprirà il concerto in modo delicato, ovvero raccontando una delle piccole battaglie della vita, il cambiamento in una giovane ragazza. La protagonista del brano, infatti, si allontana dalla sua famiglia per congiungersi in matrimonio con il suo promesso sposo. Non aspettatevi però un brano allegro. Si respira infatti tutta la malinconia della ragazza. La sposa diventerà donna, ma soprattutto madre. Addio allora, fiore della giovinezza, addio, amabile qualità di ragazza. Dalla tradizione popolare valdostana e con l'elaborazione del maestro e amico Maurizio Longo, a voi la chanson de l'épouse. Abbandoniamo ora questa roba da femminucce per tuffarci in un mondo maschile di uomini fortissimi. Adesso si fa sul serio, siamo in guerra e l'obiettivo è il trionfo, la fama, la gloria. Scritto in lingua tardo-latina, Eroe Spugnate è un madrigale della seconda metà del Cinquecento che fa ampio uso di onomatopee per rendere al meglio il frastuono del combattimento. C'è poco spazio per il silenzio. Il ritmo, fitto e nervoso, incalza dopo un inizio largo e maestoso. L'autore di questo canto è il compositore sloveno Jakob Petelin,
che latinizzò il suo nome in Iacobus Gallus. Ma ora bisogna combattere. A voi, eroes, pugnate. Nota per la giuria, il canto verrà eseguito nella tonalità di Mi bemolle maggiore. È giusto cambiare punto di vista e lo facciamo con un brano popolare elaborato da Paolo Bon. Si parla di un uomo in guerra, anzi è lui stesso a parlarci della sua storia. Aveva un nome, un'armata, un reggimento, ma un giorno decise che aveva voglia di farsi una passeggiata e semplicemente abbandonò tutto.
Si parla di un uomo in guerra come nella vita, questo non è permesso. Cercano di riportarti al tuo nome, alla tua armata e al tuo reggimento. O torni chi sei o muori. Nell'attesa però puoi combattere fino alla morte come un déserteur. Nota per la giuria, il canto verrà eseguito in La maggiore. J'avais aussi une armée, l'armée française Dragon. C'était mon régiment. À présent, je n'ai ni nom, ni armée, ni régiment. Je vais vous raconter mon histoire. Pardon, un déserteur n'a pas de nom.
Siamo ad Arzignano, nel Vicentino, città natale dell'autore Bepi De Marzi. I soldati stranieri, capeggiati dal temibile Pippo Spano, si avvicinano al castello, pronti ad assediarlo. Un bambino vede la scena e avverte sua madre. Tra la gente si diffonde il panico, si suonano le campane per svegliare il capitano, si raduna tutta la gente su dal borgo. L'assedio è lungo e manca il pane, la gente prega e promette processioni. Ad un certo punto però arriva la svolta. Dalla porta orientale si cala la vena con tutte le ultime provviste. Pippo Spano è vinto e i soldati si ritirano. Non si capisce niente, ma l'importante è che il castello è salvo. Con il testo e la musica di Bepi De Marzi, il coro si congeda con un pizzico di allegria e di verità. La guerra se finia fin quando non torna più. Si ringrazia per l'ascolto il pubblico presente e i membri della giuria. A voi, Porta Calavena. Sulla campanella che sveglia il capitano, lasciamo tutti quanti su da Porto d'Arzignano.